ripreso il progetto di risanamento e riqualificazione dell'area delle Vaschette a Marghera, che prevede l'abbattimento dei vecchi edifici costruiti dopo l'ultima guerra per ospitare i profughi Giuliano Dalmati e la realizzazione di un nuovo complesso residenziale. Noi ci auguriamo, questo è l'obiettivo che ci siamo posti, entro la fine di quest'anno di completare l'operazione di demolizione di tutti gli edifici. Nel frattempo abbiamo avuto dalla Regione 2.900.000 euro che ci consentono di avviare la fase di recupero di un pezzo di edilizia ERP che è in questo territorio, quindi un intervento di ristrutturazione pesante per i primi 45 appartamenti, e questo è un altro segnale concreto. Il piano città è stato sottoscritto, la convenzione da parte del sindaco la settimana scorsa. Questo consentirà un progressivo ulteriore trasferimento di risorse che per questo territorio vale oltre quasi 4 milioni di euro, che consentiranno di completare la fase appunto di ristrutturazione complessiva degli appartamenti oggi esistenti. Un progetto complesso che potrà essere realizzato grazie ai finanziamenti a disposizione. Gli ultimi abbattimenti sono programmati per l'autunno 2014, dopo la nuova migrazione delle rondini. Entro il 2015 partirà insomma il recupero e la riqualificazione vera e propria dell'area. Noi, del resto, come parrocchia, comunque come persone che vivono all'interno di questa realtà, stiamo cercando di fare il possibile per ridare un po' di dignità e di rispetto alle persone che sono qua. Il nostro impegno rimane sempre quello di cercare di essere presenza che sa, come dire, far fermentare le cose buone, i semi buoni che ci sono all'interno della realtà di Caemiliani.